Salve a tutti, io sono Jacopo, sto registrando questo video sul canale di Emanuele V11 Co. Perché mentre giocavo a questo a Antalya, come potete vedere, molti l'hanno già riconosciuto come gioco, ero nel tutorial e ho scoperto questo piccolo bug, diciamo, easter egg, non so come chiamarlo, mentre cazzeggiavo, perché tanto il tutorial l'avevo già fatto. Se vi state chiedendo perché io facevo il tutorial, no, nessuno se lo chiederà, ma chi se ne frega. Ero andato qui perché io avevo giocato alla prima missione di Antarned, uscita diciamo un po' di tempo fa, quasi 2 anni fa. Io avevo giocato quando uscì il gioco, mi ispirò e lo scaricai e feci il tutorial a quei tempi che il gioco era proprio totalmente diverso. E adesso che ero qui, che casseggiavo stasera dicendo che faccio, che non faccio, non lo so, ho detto: ah, ero qui su Antarned, ho detto non si vuole giocare, facciamoci il tutorial, dai che non l'ho mai visto. E mentre ero qui in questa stanza, alla fine del tutorial, dove devi barricare la macchina, quella craftabile con barricate, un fuoco, dei generatori, ho scoperto che saltando sul tavolino e poi sul generatore potevi saltare fuori dalla mappa. E è un bug, diciamo, molto carino, simpatico, diciamo. Ma non è finita qui, perché lo sviluppatore si era accorto di questo bug, si era accorto che potevi saltare fuori dalla mappa, ma invece di, diciamo, alzare il muro oppure abbassare la fuel reserve, ha invece deciso di premiare, diciamo, quelli che riuscivano a uscire e mettendo un piccolo easter egg in questa zona qua giù. Come potete vedere, si intravede già una torre radio di metallo che non credo sia visibile dal labirinto laggiù, ma non lo so. Al massimo fatemi sapere, io non ho controllato, mi sono dimenticato. Cosa più importante, non è tanto la torre radio che è un pezzo di ferro lì, è questa scrivania piazzata sotto di essa. Torre radio, diciamo, solamente per vederla, che ipotizzo sia la scrivania di lui, del programmatore, su cui programma il gioco. Anche perché qui c'è un piccolo post-it, diciamo, con scritto Gone for lunch. Sono andato a pranzo, quindi torno subito, diciamo. E non lo so, è una piccola cosa carina, oltretutto gli alberi qui sono distruggibili. Se ti spari vengono giù, ho provato con un'accetta e vengono giù. E un'altra cosa carina è che se spari al computer escono i chip e questo cade a terra. Diciamo che gli rovini il lavoro di una vita, gli rovini il gioco e alla faccia tua. Beh, il video era questo e spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, spolliciate e ci rivediamo alla prossima.